Ben ritrovati alla liturgia del giorno 3 ottobre 2020. Oggi è sabato della 26esima settimana del tempo ordinario e con oggi concludiamo non solo la settimana, ma anche la lettura del libro di Giobbe. Siamo al capitolo 42esimo. Siamo stati obiettivamente un po' velocini, ecco, per sbrigare un po' Giobbe. In questo testo, che conclude completamente il libro, ma soprattutto i due cicli di discorsi dell'incontro con Yahweh, che cominciano al capitolo 38, Giobbe sembra sottoscrivere una resa, ecco. Sostanzialmente lui, che era stato il contestatore di Dio, ci sono stati anche dei commenti importanti in questo senso. Alla fine, capitola, diciamo così, cede le armi. E invece, secondo me, non è così, perché tra Dio e Giobbe sostanzialmente avviene un bel pareggio. Da una parte, Dio viene riconosciuto per quello che è, cioè giusto e santo, e Giobbe obiettivamente ha parlato di cose che non conosceva, pensando di avere l'ultima parola su queste cose, o pensando che la sua intelligenza limitata potesse essere anche misura dell'intelligenza stessa di Dio. E da questo punto di vista ha preso un gol a porta vuota, obiettivamente, come tutte le volte che pensiamo di saperla più lunga di Dio o di dargli dei consigli noi a lui. Nello stesso tempo, però, anche Giobbe ha fatto la sua marcatura. Per quale motivo? Perché non ha accettato nessuna risposta. Non ha accettato la risposta del buonismo, la risposta della raccomandazione dei suoi amici, non ha accettato i rimproveri di Eliud. Insomma, alla fine Dio ha dovuto, attraverso il suo mistero, comunicare a Giobbe, renderlo partecipe del suo mistero. Allora sì che ha conquistato la sua coscienza. E tutto questo passa attraverso la conoscenza, comprendo che tu puoi tutto, ma poi aggiunge: davvero ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me che non comprendo. Giobbe, nell'esperienza del mistero di Dio, si muove su queste due conoscenze, tra ciò che ha veramente compreso per rivelazione, per incontro rivelativo, ma anche, evidentemente, anche per quanto quel mistero così infinito lo abbia misurato. E allora, conclude, io ti conoscevo solo per sentito dire, ma i miei occhi ora ti hanno veduto. Perciò mi ricredo e mi pento, sopra polvere e cenere. Ti conoscevo solo per sentito dire. Mica vero, Giobbe lo conosceva benissimo, ha dimostrato di essere padrone della teologia del tempo, delle spiegazioni, come anche noi alle volte abbiamo dei processi razionalizzanti straordinari, ma che purtroppo non ci saziano, non ci danno le risposte che cercavamo. Invece l'incontro col mistero gli fa comprendere la distanza abissale tra il suo modo di ragionare e quello che pensava attraverso il suo ragionamento di misurare e il mistero stesso. Ecco poi la conclusione, che è segnata dal tema della benedizione. E notate come Giobbe fu benedetto più del suo passato. È chiaro che qui si passa una contabilità, l'Antico Testamento questa ricompensa conosce, e quindi 6.000 cammelli, migliaia paia di buoi, e le figlie più belle di tutte. E allora visse ancora 140 anni, muore sazio di giorni, cioè vive una vita piena. Questo è il messaggio del testo sacro. Vecchio e sazio di giorni, dopo una vita piena, dove non è mancato niente a Giobbe. Però la sua coscienza il Signore non la poté conquistare se non aprendogli, almeno squarciandogli, la possibilità di incontrarlo nel suo mistero. Da questo punto di vista il libro di Giobbe ha un fascino veramente straordinario. Un uomo che non si è arreso a Dio e ha costretto Dio a mostrargli il suo volto. Il Salmo 118-119 ci riporta, diciamo, grande meditazione della legge, ma agli stessi temi un po' toccati da Giobbe.
Tant'è vero che ci dice: insegnami il gusto del bene e la conoscenza perché ho fiducia nei tuoi comandi. E questo insegnamento però non è dammi una laurea in più, ecco, ma questo insegnamento è un insegnamento di vita. Per questo aggiunge: bene per me se sono stato umiliato, perché impari a obbedire ai tuoi decreti, impari i tuoi decreti. Con ragione mi hai umiliato. Quindi, come vedete, non è una conoscenza sottolineata teoretica, molto teorica, ma è una conoscenza pratica, cioè quella conoscenza che indirizza concretamente la mia vita. È inutile parlare dell'umiltà se poi non sei utile, se non sei umile. È inutile parlare della Trinità se poi con la tua vita dispiaci alla Trinità. Ed ecco allora. Fammi comprendere e conoscerò i tuoi insegnamenti, cioè dirigi la mia vita senza paura, io sono disponibile, la rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici. Il Vangelo, che riprende un po' l'invio dei 72 che abbiamo visto giovedì, capitolo decimo, i primi 12 versetti, ci riporta un pochino quello che è avvenuto dopo la missione dei 72. Leggiamo un attimo il Vangelo e poi lo commentiamo insieme. In quel tempo i 72 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse loro: Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni, e sopra tutta la potenza del nemico, nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. E rivolto ai discepoli in disparte disse: Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Parola del Signore. Prima di tutto si passa da una gioia a una gioia. La gioia dei 72, pieni di gioia, è che i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Ecco, ma Gesù gli dice: non gioite per questo, perché si sottomettono i demoni a voi. Rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli. Cioè, non confondete l'opera con colui che vi ha inviato. È molto più importante compiere l'opera che il Signore ci ha avviato che essere magari compiaciuti dell'opera che siamo stati capaci di realizzare. E allora ecco un'altra gioia che il testo ci mostra, è la gioia di Gesù che esultò di gioia nello Spirito Santo. Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto, ecrypsa in greco, da cui il verbo crypto, no? Che da cui il nostro criptato, nascosto, proprio una roba che non capiscono. Chi? I sapienti e i dotti, cioè quelli che pensano di avere la potenza di poter discettare su tutto, e tutte queste cose tu le hai rivelate ai piccoli. Sarebbero i lattanti, quelli che umanamente parlando non possono occuparsi di niente. Quindi hai escluso quelli che pensano di saper parlare di tutto e hai donato nella tua benevolenza la conoscenza, la tua conoscenza a quelli che in questo mondo sembrano non essere in grado di comprendere le cose dei sapienti e dei dotti.
Di qui la conclusione sulla beatitudine. Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Prendere coscienza di ciò che il Signore ci ha donato. Prendere coscienza non solo di quello che ci ha donato, ma saperlo vivere come un dono, senza la retorica del diritto, senza dover dire questo a me è dovuto. E allora il Signore gli fa comprendere quanto sia stato il dono. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro. Ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Ricalibrare dunque la gioia quella buona, prendere coscienza della gioia di Gesù e saper vivere la beatitudine di ciò che Egli ci ha donato. E allora vediamo un po' cosa possiamo dire in conclusione per la nostra vita. Prima di tutto la conoscenza nasce dall'esperienza. Noi possiamo veramente parlare di ciò che abbiamo, di cui abbiamo fatto esperienza. Ecco, se noi ci rendessimo conto che conoscere il Signore significa aver fatto esperienza di Lui e quindi c'è poco da fare per fare questa esperienza, bisogna un pochino fare come il salmista, e cioè disponibili ad essere condotti, ad essere anche corretti, ad essere riportati sulla giusta via. E qui dovremmo farci alcune domande, se siamo incartapecoriti nelle nostre certezze, eccetera, oppure siamo disponibili a fare un tratto di strada, nonostante le contraddizioni della nostra debolezza. E infine, gioire della vicinanza del Maestro. È solo dei saggi capire questo, non tanto di tutto quello che abbiamo fatto, di quello che non abbiamo fatto, di quello che gli altri dicono che noi abbiamo fatto, anche di cose straordinarie e belle, ma gioire della vicinanza del Maestro, essere a Lui cari, essere a Lui cosa preziosa. Tutto questo naturalmente passa attraverso la purificazione del nostro cuore, di quello che veramente è importante nella nostra vita e di quello che veramente noi vogliamo porre al centro come prima cosa nella nostra vita. Abbiamo finito anche oggi e io vi auguro una buona giornata.